Splendide confezioni personalizzate per le aziende. Frantoio Paganelli, Sant'Arcangelo di Romagna, località Lo Stradone. Lunedì 15 aprile 2019, buonasera, bentrovati in diretta ovviamente dagli studi di Teleromagna, Pianeta Bianconero, la puntata numero 29 che arriva dopo una domenica finalmente trionfale su tutti i campi, se vogliamo, la vittoria del Cesena, Cesena che interrompe il digiuno, la dieta che durava da 4 partite, 3 punti fondamentali ottenuti con tanti episodi che poi andremo a ricostruire nella bolgia dell'Aragona di Vasto e contemporaneamente nel derby marchigiano. Matelica ancora una volta costretto a rallentare, addirittura una sconfitta contro la Recanatese, l'autentica ammazza grandi, 12 punti su 12 nelle 4 partite contro le prime 2 della classe. Questi i risultati subito in grafica dalla nostra regia, dunque più 5 in classifica, la possibilità a questo punto giovedì nel turno prepasquale di chiuderla con 2 turni d'anticipo, perché ovviamente il Cesena avrà sulla racchetta il primo match point del campionato, ma non dipenderà per chiudere i discorsi giovedì solo dagli uomini di Beppe Angelini. Analizzeremo la partita di ieri, dicevamo i tantissimi episodi, un caldo finale, le parole dei protagonisti, le nostre rubriche, poi ovviamente uno sguardo anche a quello che succederà giovedì. Vi ricordo, turno prepasquale, ore 15, tutti in campo, diretta esclusiva da Teramo di Notaresco, San Nicolò Notaresco, Cesena dalle 14.50 in prepartita, poi ovviamente si andrà dopo Pasqua con la partita casalinga contro il Castelfidardo e l'ultima trasferta, un'altra abruzzese, Alfadini contro il Real Giulianova, ma ovviamente di questo parleremo e ci sarà molto moltissimo tempo. Oggi non abbiamo nessun giocatore del Cesena per un motivo molto semplice, hanno scelto i giocatori appunto di riunirsi a cena tutti insieme, ulteriore dimostrazione di quanto sia unito evidentemente questo gruppo, una cena già organizzata con Davide Biondini e tutti i veterani insomma prima della partita di ieri, arrivata dopo questa vittoria tra l'altro balsamica che ha permesso agli uomini di Angelini di ricominciare il cammino. Dunque ci affidiamo a dei grandi super esperti del campionato di Serie D, a partire da Filippo Medri. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ex difensore del Cesena, allenatore diversi anni appunto, che conosce benissimo i campi. Ritroviamo anche Ober Damelini. Ciao, buonasera. Buonasera. Teso per la partita di domani, ma già con lo sguardo per quello che potrà accadere anche giovedì, perché domani è solo calcio minore, caro. Caro Oberdan, un piacere, la famiglia dei soci fino a qualche settimana fa, oggi degli sponsor. Fabio Pini, buonasera. Buonasera. FP Trasmissioni, amico storico del Cesena che ha scelto quest'anno di dare la propria testimonianza anche grafica, se vogliamo, sulle tute di rappresentanza proprio con il marchio FP Trasmissioni. Parleremo anche di questo e di quello che succede ovviamente anche fuori dal campo, ma è chiaramente tutto punta e tutto è puntato sul terreno di gioco e su quello che succederà insomma in questi prossimi 90 o 270 minuti. Laura Padovani, con il tuo Facebook oggi funziona tutto, per fortuna. Oggi funziona tutto, esatto. Solamente ecco, durante la diretta nulla. Beh, no, ti ringrazio, sei un amico come sempre, certo. Ma soprattutto buonasera a voi telespettatori che al di là delle battute simpaticissime di Luca Alberto che ogni tanto pensa di essere a Zelig, quindi giustamente quasi sempre perfetto, e parlando seriamente, ecco, è il disastro più totale, e ci sono i due metodi che molto bene ormai conoscete per diventare protagonisti della nostra trasmissione, che sono la pagina di Facebook e il profilo di Instagram, si chiamano entrambi Pianeta Bianconero, anzi abbiamo, ecco, grazie al nostro regista Davide che vi sta facendo visionare la pagina, abbiamo anche lanciato una domanda e quindi vi invitiamo a partecipare. Giovedì Cesena avrà il primo match point, sarete a Teramo oppure come vi organizzerete per seguire la partita? Fateci sapere tutte le curiosità, una domanda cerchiamo, di costume. Ecco, diciamo che non siamo troppo scaramantici quest'oggi, però io ho detto ci sono due metodi ma ho sbagliato perché è tornato con noi il nostro Marco Rossi, pronto al touch e quindi ai messaggi WhatsApp. Grazie Laura, buonasera a tutti.
Questo è il numero, 334-769-2087, potete chiaramente scrivere, sono già arrivati diversi messaggi, poi cominceremo insomma a leggere, a vedere un po', a capire anche l'umore, chiaramente oggi insomma il barometro indica finalmente sereno dopo alcuni giorni, di alcune settimane di nuvoloni. E allora partiamo, andiamo a riavvolgere il film appassionante, direi, perché sono successe tantissime cose, vedremo anche gli episodi da Moviola, la partita Vastese-Cesena, poi ne parliamo. Dall'Abruzzo, lo scorso 16 settembre è partita l'avventura in Abruzzo. 7 mesi dopo lo storico debutto di Avezzano, il Cesena si gioca il suo futuro in 2 puntate, perché tra oggi e giovedì probabilmente sapremo tutto. Un'occhiata prolungata, direi laboriosa, al cronometro e si comincia. Dunque è partito Vastese Cesena, Cesena che attacca da sinistra verso destra. Intanto Valeri cerca il cross, dentro Biondini! Si divora un gol incredibile! Davide Biondini da dentro la porta, 3:30 sul cronometro. De Feudis per Alessandro, lo scambio tra i due, la mette morbida dentro, noce di testa, pallone troppo arretrato per Biondini e per Benassi. Allora Munari, attenzione perché il Cesena è messo malissimo dietro Stivaletta, uno contro uno con Agliardi, Stivaletta, vantaggio Vastese su clamoroso regalo di Munari al 45esimo minuto, cambia il risultato all'Aragona, suicidio del Cesena. Tonelli, lato corto dell'area di rigore, prova lui, uno contro uno con Iarocci, Tonelli, dentro, deviazione, Valeri dentro, poi Noce, incredibile! Calcio di rigore, se non l'abbiamo visto male per il Cesena! È fallo del portiere su Valeri, netto, Alessandro contro Patania, è pronto, Alessandro va con il destro! La gonfia Danilo Alessandro, 1-1! Munari ancora con il brivido, Munari stavolta se ne va lui, Benassi la posizione regolare, al limite Benassi, Patania, Valeri uno contro uno, stiamo in diretta ovviamente, cerca con il sinistro, con l'esterno, Biondini dentro, Munari con il destro, poi Tortori, l'uscita, Biondini, Alessandro è stato bravo a buttarla sotto la traversa, qui il cross, dentro Biondini, mette il turbo, si sgancia, uno straordinario Emanuele Valeri, va in uno contro uno, ancora Valeri, lanciatissimo, dentro l'area, il cross basso, Tonelli non arriva per il 2-1, Tortori, va Tortori, dentro, attenzione fallo, calcio di punizione dal limite, calcio di rigore, vediamo un po', rivediamo, l'ha dato l'assistente, fuori area di mezzo metro, clamorosa topica dell'assistente. Fischia l'arbitro, Alessandro va con il destro, Danilo Alessandro, sorpasso Cesena! Piove di tutto, l'arbitro chiama tutti a sé, attenzione perché la partita è sospesa, l'arbitro sospende la partita, direi. Il cross dentro l'area, c'è un colpo di testa De Meio, poi sbardella sulla linea Cioffi, allontana, che rischio, 1-2-3 e gioco, partita, incontro Vastese 1 Cesena 2, due calci di rigore di Danilo Alessandro valgono il più 5 in classifica. E allora un chirurgico Danilo Alessandro, reduce dall'errore, dal dischetto a Campobasso 2 settimane prima, perfetto, 2 su 2 dalla lunetta, verrebbe da dire, e soprattutto insomma questo sorpasso nel momento probabilmente più delicato del campionato. Tra poco guarderemo anche i due episodi, perché ieri chi vi parla ci ha messo circa 30 minuti per capire come fosse arrivato il primo rigore, mentre da casa ovviamente tutti più svegli del sottoscritto avevano capito immediatamente. Detto questo, Pippo, una reazione, partiamo da lì, perché il primo tempo di fatto è stato caratterizzato da questo errore, dopo quello di Biondini, sfortunato dopo 4 minuti, quello di Munari che apparecchia la tavola al gol della Vastese. Poi però cambia tutto. Ma sì, il primo tempo è stata una partita controllata, nel senso che non, tolto l'occasione di Biondini, che è stata un'occasione importante, e le squadre si sono abbastanza studiate, se vogliamo. Poi l'episodio al 45esimo poteva spostare veramente l'equilibrio di una stagione, perché prendere gol all'ultimo minuto in quella maniera poteva veramente complicare ulteriormente già un periodo non facile. Il secondo gol che il Cesena si fa da solo dopo quello col Montegiorgio, tra l'altro. Sì, no, sicuramente, ma anche visto il periodo, un po' tutto. Poi c'è stato questo episodio del primo calcio di rigore che, andandolo a vedere bene, probabilmente è un rigore che ci sta. Poi deve essere l'arbitro
bravo anche a valutarlo e, certo. e a darlo, perché si può dare analizzandolo e guardandolo, certo, ma certo, si può anche... Concettualmente è rigore, poi bravo. Però ne vediamo mai di questi. Bravo, poteva, infatti. E quindi, perché se si va a vedere, effettivamente il portiere è andato scomposto, certo, quindi... Ecco, lo riguardiamo ancora, poi approfondiamo, ne approfittiamo... visto che insomma ieri Davide Bricconai dalla regia l'ha fatto rivedere circa 10 volte, alla 12ª, permettetemi, mi sono accorto di questo episodio, tanto per manifestarvi la mia freschezza, ecco, questo è il contatto, il fischio non arriva subito, no? Perché l'arbitro sul fallo direi l'arbitro che non ha voluto piove. Vedere se magari col cross si faceva gol uguale. Esattamente. Poi, esattamente. Ha visto che non c'è stato un vantaggio. Esatto, quindi infatti guarda la posizione dell'arbitro, che è anche un'ottima posizione, poi l'arbitro segue, a un certo punto, sul fallo siamo tutti d'accordo, insomma è una tenaglia quasi da rosso, tra l'altro, poi vedi, ecco, qua, tac, fischia, indica, e poi attenzione, ecco, vedi, indica con la mano destra il portiere. L'unica cosa che magari, per evidenziare un po' a tutti, avesse ammonito il portiere, tutti capivano. Infatti è quello che... Perché ci sta anche nella dinamica ci sta anche il giallo. Una volta che fischi rigore è un fallo che l'ammonizione la puoi dare. Cioè viene spesso depenalizzato in caso di calcio di rigore il provvedimento disciplinare, però in questo caso fuori, però. E poi qui secondo me è stato molto bravo Alessandro, perché dopo un rigore sbagliato andare a giocarsi un'occasione per rimediare e una partita, la freddezza del giocatore, che si è visto come il giocatore che è capace a tirare i calci di rigore, l'ha dimostrato quest'anno e questo secondo me è un grande merito di Alessandro, che ha riportato fiducia a tutto il gruppo e di lì la partita è cambiata e l'inerzia è cambiata. Certo, trasformazione impeccabile nel primo rigore su un terreno di gioco, voi non avete fatto la ricognizione, noi l'abbiamo fatta, su un terreno di gioco praticamente da beach soccer, insomma era sabbia, tra l'altro con alcuni giocatori della Vastese che hanno provato lo scavino ai tempi, fu famoso quello di Maspero nel derby che fece sanguinare Oberdan Melini sull'errore di Salas, e qui insomma ci hanno provato, ma per fortuna, caro Oberdan, così ti coinvolgo, la trasformazione questa volta è stata impeccabile. Sì, adesso io non ho visto la partita, ero a Pesaro a vedere il derby marchigiano, quindi mi limito solo ai commenti, ai highlights, e semmai a riassumere un po' brevissimamente la settimana, quindi dando, se vogliamo, due incomi. Prima alla società, non è stata una settimana facile, con tensioni e polemiche che sicuramente non sono mancate, ma prima alla società, quando forse contro gran parte dell'opinione pubblica ha confermato senza se e senza ma la fiducia a Beppe Angelini, e lo stesso Beppe che comunque è riuscito a star calmo, a concentrare la squadra a una prestazione, e quando tutto sembrava perduto, io, come mi sono visto sul telefonino arrivare i risultati, ho detto Dio me, adesso qui si mette davvero male, e invece le partite durano 90 minuti per fortuna, e nel secondo tempo si è ribaltato tutto, vince il Cesena, perde il Matelica, e quello che sembrava invece un aggancio possibile diventa un vantaggio che credo a 3 giornate dalla fine sia il vantaggio decisivo. Certo, poi per carità serve equilibrio, non era perso prima, non certo. È ancora vinto oggi. Però sai, prima era banale, l'inerzia che forse aveva il Matelica, adesso credo senza ombra di dubbio. Di sicuro. L'inerzia si è spostata, e si è spostata credo in maniera decisiva. Certo, la sensazione Fabio è che fosse proprio anche uno sbloccarsi dal punto di vista mentale, guardando le immagini, credo, no? Perché certo. Il primo tempo bloccatissimo, una chance da una parte e un regalo dall'altra, nel secondo un Cesena impetuoso, dopo l'1-1, dopo l'episodio favorevole. Questo certo. È il segnale migliore, sei sì. D'accordo? Sì, sono d'accordo su quello, sulla sua tesi. Certo, ecco, questo è un segnale che comunque da portare, da provare a coltivare, no? Guardando il momento che è certamente delicato, ma anche il più importante della stagione. Importante della stagione. Esatto, il momento sicuramente è quello più importante della stagione, poi dopo
i fatti diranno quello che sarà. C'è ottimismo, ecco. C'è ottimismo. Assolutamente. E allora facciamo un primo giro di domande, io sono curioso di sapere sì, in quanti hanno preso già le ferie, in quanti... Quindi se vuoi fare... Perché comunque è giovedì pomeriggio. Sì, in realtà è sondaggione. Per vedere. Fammi prima salutare perché, sì, io ricordo uno striscione meraviglioso dell'ultima infrasettimanale pomeridiana, quel tu siamo tutti disoccupati a Termoli. Che a mio avviso c'è era... ovviamente qualcuno che ha sottolineato il fatto che magari giocare di giovedì alle 15 non è che favorisca tutti, però prima lasciami salutare Massimo il camperista che su Instagram ci ha appena spammato una ventina di foto del suo prima, dopo, durante, c'è il suo gatto, c'è un po' tutta la lo famiglia. Lo saluto anch'io perché l'ho incontrato ieri in autogrill. Quindi, sì. Andiamo invece per il sondaggione che abbiamo lanciato. Allora, Nicola ha preso il giorno libero, quindi dice Ponte Abadesse è presente ancora una volta. Molti lavorano, cioè molti non ce l'hanno fatta, quindi li abbracciamo, li salutiamo. C'è chi dice seguirò fugacemente dai social, un solo lavoro. Filippo commenta partita il giovedì alle 15 e fa la faccina triste. Insomma, ci ricordiamo che è in calendario d'inizio stagione e che non era possibile fare cambiamenti essendo la terz'ultima, cioè si deve giocare tutti alla stessa ora e quindi è stato cambiato solo lo stadio per questioni proprio legate. Facciamo una specifica prima di passare. Per tradizione la Serie D si gioca sempre. Prima del Venerdì Santo, vabbè, esatto. Cioè, ecco, il Giovedì Santo. Ecco, il, il Giovedì Santo, però non è il giovedì la D, venerdì la B e il sabato la A. E la purtroppo, B, purtroppo non molti evidentemente riusciranno a seguire neanche dalla televisione, però rassicuriamo chi ci scrive, certo. Teleromagna c'è, non è che abbiamo lanciato il sondaggio per ci curiosità. Ci saremo e daremo come sempre. Luca presente, tutta quanta la partita in diretta, quindi chi non potrà spostarsi potrà comunque seguire anche con l'app, siete al lavoro, certo. In Boscato. Totale copertura come sempre della partita. Marco, vai perché c'era tanto movimento anche prima della trasmissione, immagino siano arrivati altri messaggi. Sì, tanti complimenti ovviamente per Danilo Alessandro che ha infilato questi due rigori per la vittoria. E Giampiero da Novafeltre invece, oltre a fare appunto dichiarare sempre forza al Cesena, per fortuna un arbitro che ci ha dato tutto quello che ci è stato tolto in precedenza, quindi riferimento anche nelle gare precedenti. Immagino a Campobasso perché poi due settimane fa, poi ritorniamo. Anche se poi forse l'arbitro credo non abbia sbagliato, se sì. Errore c'è stato, è stato del guardialine, perché l'arbitro si vedeva chiaramente, certo. Andiamo che aveva dato punizione dal limite. Perché abbiamo isolato anche l'episodio. Tra l'altro parlavamo del collaboratore lo ha indotto. Parlavamo del dischetto che praticamente è circondato da sabbia. L'altra particolarità che abbiamo notato io e Davide, proprio perché per arrivare in tribuna a Vasto bisogna attraversare il campo, più o meno come a Marassi, insomma, per intenderci, e notavamo che le righe praticamente dell'area di rigore non si vedevano, si vedevano pochissimo. Io non so quanto siano stati tratti in inganno l'arbitro e soprattutto da questa parte, vi assicuro che insomma, fatta la ricognizione un paio di ore prima della partita, ci eravamo proprio stupiti di questo. Poi qui l'errore è abbastanza clamoroso perché veramente magari non mezzo metro, ma almeno 20-30 centimetri fuori area, questo è il fallo. Tra l'altro, ecco, l'arbitro accorre e dà certamente un calcio di punizione, questo è evidente, proprio perché va verso... Secondo me non si sono capiti nessuno loro due. Infatti, perché subito, guardando l'episodio... Viene non è che l'ha indotto, secondo me il guardialine aspettava... Cosa facesse l'arbitro? Allora, va lì. Il guardialine è fermo, non sa cosa fare. Perché poi, di solito c'è il segnale del guardialine che, parte, che è la bandierina in mezzo. Sì. Il guardialine non fa niente. Si mette un dito in mezzo, se andiamo avanti qui sì, con l'immagine. Però è davvero molto particolare. Qui l'arbitro assegna il calcio di punizione. Vedi, l'assistente ha un dito, un indice puntato e poi parte quando vede. Boh, chissà. Non ci sono gli auricolari ovviamente in Serie D, quindi hanno deciso... Non ho veramente la certezza che sia stato l'assistente, effettivamente, più lo riguardo. Di sicuro è stato un errore pesante, poi diceva il nostro amico della Nuova Feltria, quello di Campobasso era stato altrettanto pesante, anche se arrivava all'alba di una partita, che però il Cesena aveva il bisogno di sbloccare, no, Berdan? Beh, è chiaro, insomma, il Cesena, una volta che va in vantaggio 9 volte su 10, poi la porta a termine, Montegiorgio a parte, insomma, quindi credo che... Allora fu un errore molto, molto grave, lo è stato anche quello di ieri, però insomma, da Cesenati lo prendiamo, lo portiamo a casa e la promozione, certo. Poi si avvicina. Uscire al grido di ladri ladri è sempre bello, no, e soprattutto... Vabbè, noi juventini sì. Siamo abituati. Ecco, stavo per dire, il leitmotiv delle ultime ore, almeno sui social, è il Cesena come la Juve. Dice, per una volta accomunano, no, Cesena...
a Juventus. Esatto, prima posizione, però, questa questione dei rigori, però Luca, tu cosa dici? Ma insomma, io uscire con qualche invidia che con gli applausi quando hai perso. Sì, 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 ecco, quello sicuramente. Poi di episodi favorevoli, così eclatanti favorevoli, ne ricordo pochi, sì, sinceramente. Sì, sì. No, ma io ho letto di molti cesenati, certo, scriverlo, certo, nel senso anche... Io credo che il Cesena abbia pagato spesso alcune condotte arbitrali dal punto di vista proprio disciplinare molto, come dire, permissive, ecco, a volte, e secondo me quelli sono ancora più pesanti. Io ricordo mesi interi senza un rigore. Sì, beh, gli qui anni però passati. In B comunque sei già un po' meno Juventus, vai. Sempre in tema di questo rigore che abbiamo visto poco fa, c'è anche un nostro telespettatore che ricorda come questo rigore assomiglia a quello subito in Coppa Italia contro la Roma, appunto ai tempi della Serie, sì, B, e in effetti è vero. Non ha tutti i torti. Verissimo. Ovviamente parliamo del rigore di Agliardi all'ultimo secondo, e poi, sì, trasformato da Totti, immagino. Sì. Ultimo gol di Totti, tra l'altro, con la maglia della Roma, passato alla storia. E anche lì è vero, perché ci fu lo scarico e poi il tamponamento di Agliardi. A mio avviso questo è ancora più eclatante. Poi qualche altro messaggio, così poi tra poco ci fermiamo, andiamo a sentire le parole di Angelini. Il campionato ancora non è finito, ovviamente la promozione ancora non è aritmetica, ma tanti telespettatori chiedono quali giocatori saranno tenuti per il prossimo campionato. Beh, una fotografia la potrebbe da direttore sportivo, da osservatore e da chi conosce benissimo anche la C, la potresti dare tu, Oberdan. Non so. Beh, io credo che una squadra forte, come sicuramente è forte il Cesena di quest'anno, però la Lega Pro è un gradino superiore, insomma, è un'altra categoria, e quindi credo che, poi io non voglio dare certamente, no, certo, beh, lezioni, Alfio poi credo, insomma, conosca per certi versi un po' come me, meglio la Lega Pro che la Serie D, non ha bisogno certo di insegnamenti, ma credo che un restyling più o meno profondo, comunque di restyling bisogna parlare. Il vero inferno è la C. Eh beh, sì, cambiano gli scenari, cambiano gli avversari, cambiano le difficoltà. Però insomma si vedeva il livello tecnico e anche fisico ieri di una partita tra due squadre praticamente che lottano per i play-out, Vispesa e Fano, però confrontate con le partite di Serie D, insomma il livello c'è ed è abbastanza enorme. Bene. Prendiamo un respiro, sì, andiamo a trovare due amici, i primi di questa serata, che sono Enologica Sippi e Maxicart. Enologica Sippi di Lugo di Romagna, da più di 50 anni al servizio di produttori vinicoli e alimentari, specialisti nella fornitura di prodotti enologici per la vinificazione, conservazione e imbottigliamento dei vini, conservanti per industria alimentare, detergenza industriale, reagenti e strumenti per laboratorio, raccorderia in acciaio inox, tubazioni per alimenti. C'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere. Al lavoro, nei momenti di svago e necessità. È Gruppo Maxicard, che grazie ai clienti che lo hanno scelto, mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere. Prodotti in carta, prodotti chimici, accessori per pulire e servizi di igienizzazione. Dove c'è il gruppo Maxicard, c'è igiene. Allora, di nuovo insieme, tra pochissimo ascoltiamo anche le parole di Angelini, tutt'altro che banali, ieri nella minuscola sala stampa dell'Aragona. Fabio, ti chiedo, per quel che riguarda il contorno, dicevamo questa ripartenza, no? Sì. FP Trasmissioni, insomma, sì, ha scelto di appoggiare il Cesena ancora, anche in D, con il marchio sulla tuta. Cosa ha significato a livello proprio anche imprenditoriale, e se vogliamo proprio di vicinanza, immagino, dopo un fallimento? Sì, sicuramente. Tu che seguivi io, in B, la squadra lì. Sì, esatto, ho iniziato tanti anni fa, ancora quando il Cesena era in B, dopo salito in A. Prevalentemente l'ho fatto per una strategia di marketing, oltre che essere romagnolo, essere sempre stato tifoso del Cesena, per quanto ne capisca di calcio. Quindi sicuramente quando è successo il tutto sono rimasto amareggiato, però essendo una società di valore, avendo molti... molti fan, molti abbonati, anche, molti abbonati, esatto, molti abbonati, avendo una visibilità sul territorio nazionale importante, ho appoggiato appunto questa nuova situazione, che sicuramente sono convinto che nell'arco di pochi anni, essendo una società seria, tornerà ai massimi livelli, cioè, per quanto possa. Si parlava proprio di questo, di trasparenza, di serietà, esatto.
Questi sono un po' i punti di ripartenza, immagino, no? Dopo un'estate un pochino tribolata, credo. Esatto, esatto, sono pienamente d'accordo. Bene. Andiamo a sentire Angelini, piuttosto, come dire, carico dopo la partita di ieri. Ha vissuto certamente una settimana, no? Lo diceva anche Ober Damelini, particolare, la fiducia rinnovata dalla società lunedì scorso, poi questa vittoria dopo una gara davvero a tratti romanzesca. Sentiamo Angelini. Credo che i ragazzi gli vada fatto un monumento e per la reazione che hanno avuto, per tutto quello che è andato in campo. Al di là degli episodi che non voglio commentare perché non li ho visti io dalla panchina, però c'è stata una reazione, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo messo la Vastese in grosse difficoltà. Dopo il gol che gli avevamo regalato abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Questi ragazzi è un anno che stanno facendo delle cose incredibili e si meritano tutto quello che è successo oggi. La reazione dopo l'intervallo, ti chiedo cosa dentro lo spogliatoio, se avete detto qualcosa di particolare e come avete scelto di rigiocarla. Abbiamo fatto quello che abbiamo sempre fatto, e abbiamo vinto contro tutto, contro tutti, contro la sfiga, contro quelli che ci gufano, contro tutti. E abbiamo raschiato il barile, i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano e alla fine il risultato ci ha premiato. L'arbitro non aveva dato rigore, Guardini era in linea e ha dato rigore. Noi non potevamo sapere se era dentro, se era fuori. A noi ci è capitato tante volte di rivedere le immagini, anche a Campobasso ci hanno dato un gol per fuorigioco, era due metri dietro. Purtroppo sono cose che capitano, succedono, anche gli arbitri possono sbagliare. Dispiace perché chi subisce queste cose si arrabbia e quindi io non ci posso fare niente. Quest'anno purtroppo no, io vi posso garantire che favori arbitrali non ne abbiamo avuti quest'anno. Su quello lo possono dire anche i giornalisti che riprendono la partita. Quindi se poi oggi ci è andato un rigore che non c'era, pazienza, cioè sia stato meglio per noi. A questo punto del campionato questa era una partita, non dico decisiva, ma molto molto importante, perché mancano tre partite, quindi. Questa è la lettura, le parole di Beppe Angelini. Chiedo a chi lo conosce bene, comincio da te Overdan, come lo vedi? È chiaro che si vede che abbiamo imboccato il rettilineo finale. È chiaro, molto teso, ma ovviamente la tensione della settimana, la tensione della partita, poi soprattutto quei primi 45 minuti di grande difficoltà, la gioia finale e anche si è lasciato andare in qualche pizzico di polemica che non appartiene al suo identikit, ma però credo che insomma il traguardo anche lui è conscio che adesso è davvero vicino e credo che per lui Cesenate, vabbè è nato a Rimini, ma insomma è un Cesenate di adozione in tutto e per tutto, e credo che sarebbe il coronamento di un'impresa fantastica che credo abbia sognato per tutta la vita, così come sognava di andare a allenare la Juventus, seppure a settore giovanile ci è andato. Credo che il secondo grande sogno è questo che si sta per avverare. Certo. Filippo, che caratterialmente anche tu non sei certamente una persona molto tranquilla e pacata come Beppe. Giustamente difende il lavoro di una stagione, la quotidianità, è normale che le pressioni che un allenatore ha a Cesena sono sicuramente diverse da un'altra piazza. Tutto l'anno aveva l'assillo del dover vincere per forza. Credo che a tutto questo gruppo vadano fatti sicuramente i complimenti, perché i punti che ha fatto il Cesena sono innanzitutto difficili da fare e sono tanti, e quindi è normale che a tre giornate dalla fine, quando vedi magari lo striscione vicino, anche Beppe magari si può cavare qualche sassolino. Però io credo che a tutto l'ambiente Cesena vadano fatti grandi complimenti per quello che hanno fatto, dallo staff ai giocatori, al tifoso, alla società. Speriamo che Oscar ci dia un'ulteriore mano. Riferimento ovviamente alla Savignanese che giocherà a Matelica, certo. Da Cesenate, dopodiché facciamo una Pasqua a tutti
più sereni e contenti. Assolutamente, assolutamente sì. Magari il discorso di aver distribuito, cioè il campionato del Cesena in pratica è simmetrico guardando e confrontando i due gironi, perché praticamente gli stessi risultati all'andata e al ritorno più o meno, no? Giusto quella col Monte Giorgio, quella che ha cambiato un pochino le carte in tavola. Ecco, aver vissuto due momenti, Oberdan, difficili, cioè il mese di novembre e queste due o tre settimane di marzo, possono aver magari incanalato lì un pochino di negatività, mentre distribuendo in modo diverso le sconfitte, quelle poche sconfitte. Diciamo che il Cesena, sì, è vero, ha avuto dei picchi anche con qualche sequenza di risultati negativi, però ha avuto un rendimento molto più lineare. È stato in Matelica, certo, che o le ha vinte tutte come nelle prime 8-9 giornate, poi ha avuto un mese in cui le ha perse praticamente tutte, è arrivato a marzo senza pareggiare, poi ha rifatto 9 partite a fila, 9 vittorie e adesso questo mini rallentamento finale. Non va dimenticato che il Matelica ha saputo riuscire ad arrivare in finale di Coppa Italia, una manifestazione paradossalmente a cui forse, perlomeno così dicevano i tifosi in tribuna a Matelica, la dirigenza tiene più di quanto possa essere la vittoria del campionato, perché qualora loro avessero vinto il campionato non avrebbero potuto giocare a Matelica, avrebbero dovuto emigrare in quel di Macerata, distante 30-35 km. Però ecco, sfatiamo il tabù, perché è quello che gira quindi da anni, che il Matelica, sì, non voglia vincere il campionato. Ecco, queste mi sembrano, non so, bufale, non so. Per me è una bufala, ecco, io l'ho vissuta in prima persona lo scorso anno. Penultima giornata sono andato a giocare a Matelica, ecco, con la mia squadra. Poi non ti riduci all'ultima giornata? Il Matelica ha fatto la partita della vita, l'ha avuta dura per vincere, ha vinto, al 90esimo abbiamo avuto noi l'occasione per pareggiare, sono sbiancati e sono quasi svenuti. A fine partita non ti dico la felicità, perché erano andati davanti un punto alla Vispesaro, due punti davanti alla Vispesaro, e l'anno scorso c'era sto leitmotiv qui, la Vispesaro non vuole andare in Serie C. Tutte queste mosse qua, secondo me, di fatto c'è che una vince e le altre perdono. E quella che vince è diciamo la più brava. E quest'anno, secondo me, sono tre anni, considerando questo il terzo, in cui fanno, la proprietà fa investimenti molto importanti. Non dimentichiamo, partite di ieri, Recanatese, Matelica 1-0, il Matelica ha colpito due pali, uno clamoroso, azione simile a quella di Biondini, col pallone sul palo interno anziché in anche curva, domenica scorsa, un calcio di rigore fallito all'ultimo minuto del pareggio, parato tra l'altro con una grande parata dal portiere della Recanatese. La domenica prima un palo clamoroso proprio nel finale, insomma, palo interno, e l'attaccante che non è arrivato a far tappino in porta vuota, insomma, quindi il Matelica c'è. Tutti i segnali del destino, ecco, che casomai sta girando vestono i colori bianconeri. Esattamente. Bene, a proposito di colori, Instagram, sì, il nostro mondo. Ci bombardate, sì, di foto in maniera molto piacevole, ma in realtà non solo per il concorso, perché ne arrivano nelle maniere più disparate. Lo ricordiamo che per vincere Pizze Birre per Due Ristorante Pizzeria Rogantino, il regolamento impone che voi pubblichiate le foto che parlano della vostra passione per il Cesena sul vostro profilo, aggiungendo l'hashtag Pianeta Bianconero. Noi così le possiamo vedere, condividere sui nostri profili social e settimanalmente andiamo a premiare con pizza e birre quella che riteniamo la più simpatica e più divertente. Però, come dicevo, ne arrivano tantissime in diversi modi. Ecco, vedo che c'è chi manda le foto delle stories perché probabilmente era a seguire la partita, c'è chi ce le manda in posta privata, cioè, insomma, è sempre molto piacevole. C'è chi ci guarda da Tokyo, ho visto. Sì, esatto, bravo. Ah, voi stai spoilerando? Ho buttato un occhio. Sì, sì, è sempre bello, perché un po' in queste ultime settimane direi che c'è un po' questo. Il Cesena nel mondo, perché andate in ferie e portate la sciarpa, o perché magari siete a Tokyo per, non so, lavoro e seguite le partite grazie a trovare i cadenti, magari potrebbe anche essere questo il motivo. Ma probabilmente sarà proprio questo, se tu mi insegni. Detto questo, da questo momento potete ricominciare a postare per partecipare al concorso della prossima settimana. Faccio una specifica: qualcuno ha pubblicato nelle ultime, diciamo nell'ultima ora, chiaramente quelle vanno per il lunedì prossimo, perché poi prepariamo il programma, non riusciamo entro le 19, vanno lunedì prima e poi dopo a quello successivo, ma ci saranno premi e possibilità per tutti. Detto questo, li andiamo a trovare gli amici del ristorante Pizzeria Rogantino insieme a quelli di Sac Petroli. Ris-
Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. La risposta alla tua esigenza di fornitura di GPL sfuso e imbottigliato è solo SAC Petroli di Cesena, la concessionaria più dinamica di Eni Gas GPL in Italia. Prova i prodotti e i servizi della SAC Petroli, ne rimarrai entusiasta. Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Anche online su capricciobaby.com. Sì, pronto, buongiorno. Ho un problema col gestionale. Buongiorno, ho bisogno di assistenza per la stampante. Pronto, ho bisogno di assistenza per i PC. Eccomi, Tecnocopy, un unico interlocutore per tutte le sue richieste. Tecnocopy è il partner che da oltre 20 anni accompagna il tuo business fornendo consulenza, prodotti e servizi per la tua azienda. E da oggi con il progetto Altro Solution potrai scegliere il primo pacchetto in rate dinamiche che unisce servizi di vendita e assistenza per hardware, software, stampa, telefonia, reti e sicurezza perimetrali. Tecnocopy, un interlocutore per ogni situazione. La passione per la ricerca, la cura per i dettagli e gli oltre 45 anni di esperienza hanno reso Artigiana Plast un'azienda consolidata in Emilia-Romagna per i serramenti su misura. Infissi, porte da interni, blindati e sistemi di oscuramento realizzati con materiali di prima scelta per garantire le migliori prestazioni tecniche e funzionali. Artigiana Plast segue ogni progetto, mettendo in campo le proprie risorse interne, dai consulenti alla squadra di posatori certificati, all'assistenza completa su ogni fase. Vieni a visitare i tre store Artigiana Plast a Gatteo, Rimini e Cesena. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo, quando in realtà è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, che diventano Cubello Foglia Più Orogel. Solo foglie intere, le più tenere e soffici, che mantengono tutta la loro bontà, per portare sulla vostra tavola tutta la meraviglia della nostra terra. Cubello Foglia Più Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Mercoledì 17 aprile alle ore 21 al Teatro Bonci di Cesena andrà in scena lo spettacolo Pierino il Lupo con il grande Fabio De Luigi accompagnato dall'orchestra Arcangelo Corelli. Il ricavato sarà destinato al reparto di ostetricia dell'ospedale Bufalini. Info e prenotazioni www.lacorelli.it. Hai idea di come sia cambiato il mercato delle macchine da ufficio negli ultimi 30 anni? Beh, Interlinea sì, dal 1982. Interlinea è partner di molte aziende per l'ottimizzazione dei sistemi e ora, grazie alla creazione di due business unit, affianca la clientela con Vision per le soluzioni IT come data center, virtualizzazione, backup e watch your system e con Linea Arredo Ufficio per l'arredamento funzionale ma con stile, perché ciò che fa davvero la differenza è il servizio a 360 gradi. Interlinea, soluzioni per la tua azienda. Tanti servizi al tuo servizio. È bello entrare in casa e accorgersi che tutto è esattamente progettato secondo i tuoi spazi. Mobil Shop adatta design e stile dell'abitare alle tue esigenze, con le nuove cucine scavolini, living e bagni, tutto garantito 10 anni. Sugli elettrodomestici, estensione garanzia fino a 5 anni. Mobil Shop è centro camerette Moretti e progettazione grafica gratuita. Mobil Shop Arredamenti, via Bonaparte 50, Forlì. Approfitta della detrazione fiscale del 50%. Bentornati a Pianeta Bianconero, seconda parte, siamo sempre in diretta anche con i vostri messaggi, con le vostre considerazioni, dopo ne leggeremo altre che arrivano appunto su WhatsApp, su Facebook. Vi chiediamo, vi abbiamo chiesto a inizio puntata come vi organizzerete giovedì, giorno di ferie, la diretta su Teleromagna, come potrete, non so, abbiamo qualche aggiornamento? Chiedo. Assolutamente no, sì, continuano a scrivere, perché... però lo so che tu vorresti dei dati matematici, no, sì, tecnici. Ma qualche curiosità proprio di colore, non so se c'è qualcuno Allora. Non so, qualcuno in malattia. Allora, non so. Lo leggo però insieme a te perché è bello lungo. Sì. Marco scrive, prese le ferie da dicembre, pensando che le ultime trasferte fossero quelle decisive.
Quest'anno farò Filotto, presente in tutte le trasferte, tolto ovviamente Matelica dopo la trasferta ravvietata, sì, più Castelfidardo, sulla Connelletta, recanati dal parcheggio perché non sono riuscito a trovare il biglietto. Dopo Giulia Nuova vincerò qualcosa, sicuramente il nostro applauso, ecco, sì, sì, questo quello... caro Marco. Se vuoi io questi te li segnalo volentieri, sì, poi cerco di capire, comunque moltissimi hanno preso le ferie, qualcuno ovviamente non è riuscito, molti seguiranno la tua telecronaca ovviamente con grazie a Teleromagna, e c'è anche chi mette le mani avanti incuriosito e dice ma quest'altro anno in Lega Pro ci sarà, cioè in Serie C ci sarà Teleromagna a seguire le dirette. Ho detto mamma mia, prima arriviamoci poi ne parliamo. Arriviamo in Lega Pro, arriviamo in Lega Pro che è meglio. Dunque andiamo a sentire le parole del grande, grandissimo protagonista di ieri, di Danilo Alessandro, i due gol dal dischetto, vero trascinatore nel secondo tempo, dopo un primo tempo invece certamente più complicato come quello della squadra. Sentiamo. Danilo, comincio da quelle due palle mediche che avevi tra i piedi, immagino, no? Perché tra l'altro arrivavano dopo il tuo primo errore a campo basso, ci hai pensato oppure hai chiuso gli occhi in entrambi i casi e via? No, sul primo non nascondo che avevo un po', ho avuto un po' di pensieri nel rigore di campo basso, la paura un po', dico la verità, non mi nascondo dietro un dito, un po' c'era, però poi ho deciso di tirarlo centrale e mi è andata bene. Sul secondo sono andato convinto perché era giusto così, ci meritavamo questa vittoria, quindi non potevo sbagliare. Cosa significa vincere questa partita al netto degli episodi, vedendo soprattutto la reazione del secondo tempo? Come hai detto tu, c'è stata una reazione, significa che abbiamo dimostrato a chi ci dava già morti, a chi ci ha fatto il funerale prima che qualcuno morisse, che siamo vivi, che ci meritiamo questo campionato e che alla fine ce lo prendiamo. Abbiamo passato un periodo un po' cupo, ci stava, abbiamo fatto un anno a soffrire, a rincorrere, poi siamo passati avanti, non era facile. Quindi oggi abbiamo dimostrato che siamo squadra, che siamo un gruppo, che qualcuno aveva messo in dubbio anche questo, e quindi va bene così. Questo Danilo Alessandro che è salito in classifica marcatori. Andiamo a vedere, giusto per curiosità, chi c'è al comando della classifica marcatori. La doppietta di Alessandro non è, almeno ancora, servita per andare in testa, perché parafrasando, no, un noto proverbio sulla Germania, insomma, il campionato di Serie D è quel campionato dove tutti segnano, ma la classifica marcatori, Obern la vince Pera, più o meno è così, dico bene, vero? Sì. Ci stupivamo, no, qualche mese esatto, fa, esatto, che non era ancora arrivato è un po' la Germania, è la Germania della Serie D, Pera. Alla fine Pera c'è. Pera c'è e ieri ha realizzato tra l'altro un gol per il Cesena fondamentale, credo che Alessandro sia piuttosto contento di vederlo a quota 18, però insomma salito a 17, Filippo, un giocatore che non fa di mestiere il centravanti, è vero che ha calciato diversi rigori, poi dicevamo prima che vanno trasformati perché a volte si può come a Campobasso sbagliare, però se dobbiamo scegliere l'uomo copertina a tre dalla fine scegliamo lui, credo, no? Al di là dei numeri in fase realizzativa che sono numeri importanti, ma quelli che ha fatto fare, nel senso che oltre 18 assist, ho la scheda, quello così. Alessandro è stato sicuramente un giocatore che sicuramente in qualche situazione può farti arrabbiare, fra virgolette, perché magari tante volte si innamora della palla, però è un giocatore che secondo me in questa categoria è un super lusso. E sono contento per lui perché alla fine questi giocatori si prendono delle responsabilità, hanno delle responsabilità, e quando alla fine riesci a realizzare un risultato importante diventi anche un po' il simbolo, e chiaramente non deve andare a scapito di tutto quello che sono gli altri, perché se Alessandro fa così è perché probabilmente l'hanno messo nelle condizioni anche e mentali di esprimersi per quelle che sono le sue qualità, il certo, gruppo intendo. Certo, inserimento perfetto. Andiamo a rivedere quella grafica, eccola qua, l'abbiamo intitolata Alessandro Magno, no? Proprio per sottolineare l'importanza così di questo giocatore nei numeri. Intanto l'unico che le ha giocate tutte, 35 su 35, quindi non ha saltato alcuna partita, i gol sono 17 grazie alla doppietta di ieri, gli assist 18, dicevamo saranno più i gol o più gli assist, attenzione perché stanno salendo vertiginosamente i gol. Molto interessante il dato sotto, cioè quelli decisivi che sono più della metà e soprattutto quanti punti hanno portato i gol decisivi
realizzati da Alessandro. Sono cifre clamorose e ora può andare alla caccia nelle ultime tre partite dei suoi record, ovvero in C i 19 realizzati con il Vicenza, il Real Vicenza se non sbaglio, nel 2013-14 e i 22 a Voghera in Serie D 10 anni fa. Questo mi sembra un traguardo difficilmente raggiungibile, però è chiaro che quota 20 Oberdan ancora lontana, o 19 per eguagliarlo, però vabbè, io credo adesso questo sì. Non c'entra nulla ovviamente, credo che insomma non gli interesserà nulla neppure a lui, però vediamo il Cesena in Lega Pro e ci siamo davvero vicini. Poi insomma, chiaro, Alessandro certamente è stato un attore protagonista di questo, speriamo, toccando ferro, strepitoso campionato. Anche perché proprio credo caratterialmente, cioè le qualità tecniche non si discutevano. Parlavamo qualche settimana fa col tuo amico Alfio Pelliccioni qui e l'unico, tra virgolette, dubbio poteva essere proprio quello legato a questo carattere abbastanza focoso, un giocatore di personalità. E invece è stato l'effetto contrario, cioè positivo. Hai detto già tutto te, caratteristiche tecniche sopraffine, ecco, carattere a volte un po' così da controllare, però credo che qui a Cesena proprio il suo rendimento sia da esemplare, insomma, da incorniciare. Assolutamente. Andiamo a vedere, a sentire qualche domanda, qualche curiosità. Marco, hai qualcosa, immagino, sì, parecchio. A proposito dell'attacco, c'è Alberto da Cesena che sottolinea come il fatto appunto che se sono venuti a mancare i gol di certi attaccanti, però centrocampisti e difensori non hanno aiutato comunque la squadra nell'ultimo mese e mezzo nelle segnature. Chiediamo all'allenatore. Effettivamente è una squadra dove hanno segnato tutti, tranne De Feudis, ultimamente solo Viscomi, direi. Ma sì, dopo sono periodi, sono stati periodi che Fortunato entrava, toccava il pallone e la buttava dentro. Quindi voglio dire, magari in questo ultimo periodo un po' tutti e tutta la squadra ha subito magari un periodo della stagione non brillantissimo, ma questo io credo che sia l'importanza di una squadra, non è tanto chi segna, ma quanto produce. Magari il Cesena, anche le partite dove magari ha avuto qualche difficoltà, però è sempre stata una squadra che magari dava sempre l'idea che potesse mettere l'avversario in difficoltà. Poi, come abbiamo visto, tante squadre giocano contro il Cesena una partita diversa, se vogliamo, la partita, non dico della vita. Poi in alcune occasioni il Cesena è stato anche poco brillante, l'abbiamo fatto notare, l'hanno fatto notare, certo. Ma oggi va. Tutto questo si dimentica, nel senso se il risultato sportivo sarà quello che deve essere. Sì, uomo copertina di ieri Alessandro, non abbiamo ancora menzionato Valeri, che però è stato a mio avviso il migliore nettamente proprio in campo e probabilmente il giocatore che avevamo visto nel giro d'andata, nella fase calda, un giocatore che fa tre ruoli in uno. Tutto... È chiaro che insomma credo che il suo rendimento vada menzionato, ha avuto un calo, no, subito tutti a evidenziarne alcune partite un po' così, con la lingua di fuori, ma insomma è un calcio molto dispendioso il suo, in cui abbina le due fasi, poi è chiaro, è molto più appariscente nel momento e forse anche più bravo, nella fase propositiva, un pochino meno nella fase difensiva, però credo che insomma il suo rendimento stagionale vada solo che menzionato. Direi di sì. Caro Luca, ma l'hai preparato oggi tutto di più? Prontissimo, siamo qua, abbiamo diverse cose simpatiche. Molto bene, allora direi che ce ne andiamo a salutare due amici e poi ci godiamo il di tutto di più. Centrale del Latte di Cesena e Sport Center. Centrale del Latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. Corri da Sport Center. Ti aspettiamo con una vasta scelta di articoli sportivi e per il tempo libero. Qui puoi trovare tutto quello che va per te. Vieni a scoprirci nel nostro punto vendita a Cesena o visita il sito web. Sport Center, dall'attrezzatura sportiva ai marchi di abbigliamento più ricercati. Eccoci qua, allora potete provare a mettervi comodi, se avete i popcorn preparateli perché abbiamo
il nostro di tutto di più, anche questa settimana diversi episodi curiosi, tutti arrivano praticamente dal girone F e soprattutto da due campi, insomma ne abbiamo davvero di tutti i colori. Partiamo, proviamo, quinto posto, vediamo un po'. 5 Isernia Olimpia Agnonese 2-2, probabilmente riconoscerete la taglia extra small di Petitti, giocatore già a segno al Manuzzi con un gran gol, ne segna un altro, ne ha segnato un altro ieri, eccolo qua con questo controllo, gran destro e davvero pallone che praticamente si infila all'incrocio. Derby caldissimo molisano, perché durante l'esultanza cosa succede? Succede che un giocatore dell'Isernia caccia questa testata al collega sorgente e si becca Barretta, si chiama il difensore centrale, tac, poi testata o presunta tale, non lo sappiamo, qui sembrerebbe una testata, se non lo è, ottima recitazione da parte del giocatore dell'Agnonese che fa espellere dunque il rivale in questo derby. Ecco qua il cartellino rosso, quindi bel gol e bella testata direi allo stesso tempo. Questo al quinto posto, perché insomma i derby soprattutto in Molise sono belli caldi. Quarto posto, vediamo. Qui invece siamo a due passi da Cesena, Forlì San Giustese 1-0, questa è la conclusione di Cortesi dal limite, non certo un tiro irresistibile. Chiodini, che al Manuzzi aveva parato le mosche contro Ricciardo, almeno 20 tiri in porta, praticamente insuperabile, qui direi un pochino più superabile del solito, invece andiamo a rivedere l'immagine, buona azione insomma del Forlì, buon controllo di Cortesi, caro Oberdan, un destro normalissimo, ma il portiere si impapera in questo modo, poi la palla entra o non entra, ci pensa credo Di Benedetto a buttarla dentro, ma probabilmente aveva varcato la linea. Ecco qua nel dettaglio l'immagine che evidenzia l'errore di Chiodini, che è comunque uno dei portieri, anzi il portiere forse più esperto, uno dei più affidabili del girone. Un campo invece dove è successo praticamente di tutto è il nuovo Romagnoli di Campobasso. Allora andiamo a vedere il terzo posto. Ecco, più che una partita è un romanzo, perché Campobasso, Castelfidardo 3-4. Si comincia da qui, questo bel malinteso, palla all'indietro, scivola a Calzola, poi scivola un'altra volta, la prende con la mano e non pago insomma di tutto ciò, butta a terra il giocatore del Castelfidardo e regala il calcio di rigore del vantaggio. Andiamo a rivedere un questo balletto, fraseggio. Balletto, esatto, questo bel fraseggio, qui l'acqua una tradisce. Danza d'accoppiamento. Esattamente, tradisce Calzola che poi rinvia male, recupera, prova a calciare mamma il pallone, mia. Calcia probabilmente anche la gamba di Calabresi, calcio di rigore un po' qua, insomma, ha evidentemente sbagliato le gomme, sfortunato, ma cara Laura, non è tutto, perché a Campobasso è successo anche altro. Andiamo a vedere, perché a un certo punto comincia a grandinare, guarda un po' qui, c'è quasi insomma pozze dappertutto, e questo è il gollonzo di un altro Alessandro, Jonathan, quello del Campobasso, ecco. Grandine, aquaplaning, pozzanghere. Almeno qui c'è l'attenuante. Errori, un po' di tutto. E ecco, ti rifaccio vedere anche qui queste azioni provate e riprovate in allenamento, evidentemente. Con il portiere comunque bravo del Castelfidardo, un po' meno brava la difesa, che allontana così per modo di dire. Questo è il 3-2 di Alessandro. La partita finisce 3-4 perché il Castelfidardo riuscirà a trovare il 3-3 e al 94esimo addirittura un clamoroso 3-4. E andiamo a vedere, perché il gol è favoloso, di Boubacar Diouf. Scambia qui con Calabresi, eccolo qua, entra in area e da posizione impossibile, tac, piazza. Scusami, questo... ma questa è la stessa partita di prima? Sì, sì, è sempre quella. Hanno la grandine nel frattempo si è sciolta, direi. Hanno acceso gli asciugacapelli. Misterioso. Hanno... Esatto, ecco qui, l'esultanza ovviamente, e voilà. Ecco. Un bel bagno. L'hanno asciugato così il campo, sì, 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 esatto, che si schiantano tutti su Diouf, ma il gol credo sia meritevole di un altro replay. Rivediamolo. Perché guarda un po', da posizione impossibile, caccia il pallone all'incrocio, davvero fantastico. Ricordiamo Castelfidardo, che sarà l'ultima squadra ad arrivare all'Orogel Stadium di Nomanuzzi il 28 di aprile, in occasione poi appunto dell'ultima gara casalinga, quando il Cesena indosserà le famose maglie speciali. Vi ricordo tra l'altro la lotteria ancora aperta il 14, poi al fuori porta a Cesena ci sarà appunto l'estrazione delle maglie, questo nell'iniziativa che abbiamo presentato la scorsa settimana. Andiamo avanti, secondo posto, altro derby, Marchigiano Recanati. Losicco del Matelica, specialista di calci di punizione, calcia questo
so, questa cometa, questa stella cometa in cielo, ecco qua, da conclusione un po' velleitaria, e pallone che si spegne nel cielo grigio di Recanati, vedi, un po' leopardiana. Ma come è possibile? Visto che siamo Recanati, insomma, Recanati. Guarda lì, che roba, ecco, vabbè, insomma. Questo è il calcio di punizione di Losicco, ma andiamo a vedere quello che è successo in un'altra partita con episodi piuttosto curiosi che riguardano la squadra che il Cesena ha affrontato settimana scorsa e quella che affronterà giovedì. Montegiorgio Notaresco, primo posto. Oh, doppio gollonzo, questo è del Montegiorgio, del pareggio, uscita di Monti del Notaresco, sbagliata. Poi qua, doppio flipper, albanesi, calciano tutti, arriva Nasic e firma l'1-1, ci sono proteste, c'è questa tonnara enorme nell'area di rigore, tutto nasce da questo errore in uscita, direi, pallavolistico di Monti. Poi, insomma, gli ultimi gol del Montegiorgio, tra quello segnato al Manuzzi e questo, direi che non c'è male. C'è da dire che, insomma, di gollonzo chi ferisce, prisce, esatto, quello lì, dire. Esattamente, quella lì, perché il Notaresco aveva trovato questo gol qua. Discesa di Di Stefano, ecco qua, liscia Menegatti, arriva Minella e i due difensori centrali del Montegiorgio, che contro il Cesena le hanno prese tutte, anche qui le prendono tutte perché uno rinvia addosso all'altro. Ecco, adesso andiamo a rivedere Terenzio, che era il biondo, insomma, calcia addosso al compagno, che e questo è l'autogol per il Notaresco, che esulta anche, vedi, con, giustamente, insomma, questo fantastico gol del Notaresco. Ripeto, poi il Cesena ci giocherà giovedì contro gli abruzzesi. Nella terza parte andremo a parlare anche dei loro numeri, perché ci sono diverse curiosità. Ci fermiamo. Sì, ricordandoci naturalmente di queste azioni quando giocherà contro il Cesena, e poi stiamo a vedere che cosa fa con noi. Anche perché di solito succede sempre il contrario. Appunto, quindi. Esatto, proprio per questo. Beh, ci penseremo. Intanto andiamo da Alpe Cimbra e Piazza Impresa. Piazza Impresa, compri e vendi la tua azienda senza intermediari. Scegli l'attività che fa per te, concordando redditività, fatturato e altri dati specifici. Apri la tua attività in franchising, avviando un contatto in privato con le aziende. Visita il sito e scarica l'app. Piazza Impresa. Lo spazio aperto alle tue opportunità di business. La passione per la ricerca, la cura per i dettagli e gli oltre 45 anni di esperienza hanno reso Artigiana Plast un'azienda consolidata in Emilia-Romagna per i serramenti su misura. Infissi, porte da interni, blindati e sistemi di oscuramento realizzati con materiali di prima scelta per garantire le migliori prestazioni tecniche e funzionali. Artigiana Plast segue ogni progetto, mettendo in campo le proprie risorse interne, dai consulenti alla squadra di posatori certificati, all'assistenza completa su ogni fase. Vieni a visitare i tre store Artigiana Plast a Gatteo, Rimini e Cesena. Quello di un tempo lo riporta a nuovo splendore. Capacci Peter, azienda specializzata nella lavorazione del marmo. Levigatura e lucidatura di pavimenti e scale in marmo, trattamento del cotto e delle pietre naturali, ristrutturazione di banchine, copertine e spalletti. Capacci Peter, a Roncofreddo. Lo sviluppo della tua impresa, la tutela e i rapporti con gli enti e istituzioni saranno più semplici grazie a Confcommercio Imprese per l'Italia del Comprensorio Cesenate. Confcommercio del Comprensorio Cesenate, con 60 anni di esperienza e professionalità, soddisfa le esigenze delle imprese associate, l'evoluzione, la difesa dei loro interessi, seguendole ogni giorno nella loro attività professionale e familiare. Associati anche tu per una crescita professionale e aziendale continua. In Italia, la meraviglia è ovunque.
nelle nostre città storiche, nell'arte, nella cultura, nella musica e nei nostri campi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Sì, pronto, buongiorno, ho un problema col gestionale. Buongiorno, ho bisogno di assistenza per la stampante. Pronto, ho bisogno di assistenza per i PC. Eccomi, Tecnocopy, un unico interlocutore per tutte le sue richieste. Tecnocopy è il partner che da oltre 20 anni accompagna il tuo business fornendo consulenza, prodotti e servizi per la tua azienda. E da oggi con il progetto Altro Solution potrai scegliere il primo pacchetto in rate dinamiche che unisce servizi di vendita e assistenza per hardware, software, stampa, telefonia, reti e sicurezza perimetrali. Tecnocopy, un interlocutore per ogni situazione. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Di nuovo insieme, bentornati, terza ed ultima parte di Pianeta Bianconero. Dopo di noi ovviamente vi ricordo Cartellino Giallo in diretta con Riccardo Girardi e tutti i suoi ospiti. Noi torneremo sempre lunedì prossimo, anche a Pasquetta, insomma ci saremo come da tradizione proprio per commentare la partita di giovedì contro il Notaresco e per eventualmente introdurre anche quella che potrebbe chissà essere una settimana decisiva verso l'ultima gara casalinga contro il Castelfidardo. Vi ricordiamo che contro il Notaresco si gioca a Teramo, che è partita la prevendita da oggi, sono stati venduti poco più di 100 biglietti di settore ospiti, ce ne sono a disposizione circa 800, il Cesena ne ha prenotati 800, ma insomma la disponibilità è ampia dello stadio di Teramo, è stata giocata lì proprio per questo motivo. Poi è chiaro che tra orario e collocazione, insomma, durante la settimana, in una giornata feriale, diventa poi più difficile seguire la squadra. Ripetiamo ovviamente che noi in diretta ci saremo dalle 14:50 appunto da Teramo per Notaresco Cesena. Torniamo indietro, torniamo a ieri, sentiamo anche le parole di Loris Tortori, poi ne parliamo. Loris Tortori, comincio dal gol della Vastese. Ti chiedo, cosa hai provato al rientro degli spogliatoi in un primo tempo dove ci avete provato evidentemente in diversi modi una grande chance subito, però sotto di un gol? Niente, prendere quel gol è stato comunque pesante. Per fortuna l'abbiamo preso a fine primo tempo, quindi siamo rientrati negli spogliatoi, abbiamo un attimo ragionato. Sappiamo che c'erano ancora 45 minuti a giocare e non potevamo insomma demoralizzarci perché ci giocavamo insomma il campionato, quindi siamo stati lucidi, siamo stati bravi a capire che c'era ancora un tempo da giocare e si poteva fare benissimo, insomma, si potevano fare benissimo due gol, quindi diciamo che c'è stato sconforto nel momento, ma fortunatamente abbiamo ragionato la squadra tutti insieme, abbiamo capito che potevamo farcela, ecco. Ecco, proprio questa reazione è stata chiaramente decisiva, la chiave, ripetendo ovviamente gli episodi, dicevamo prima, fondamentali, però avete dato un bel segnale. Sì, no, ma è ovvio, nel senso ci doveva essere la reazione perché cavolo, ci giocavamo veramente, ci giocavamo in questa partita del campionato, quindi buttare insomma tutto il lavoro fatto da quest'estate sarebbe stato veramente una cosa che non doveva succedere, ecco. Quindi abbiamo messo tutto, veramente tutto quello che avevamo e ci siamo riusciti, sono felicissimo. Questo Loris Tortori, Filippo, faccio una domanda tattica, insomma è lui che sta sostituendo Ricciardo non avendo neppure De Angelis, parliamo certamente di un giocatore con altre caratteristiche, non un numero 9, non un centravanti, è quello forse più penalizzato in attacco nel dover adattarsi in questo ruolo, oppure proprio per il fatto di vedere meno la porta degli altri, ecco. Beh, anche lui è un giocatore atipico, nel senso che anche quando c'era Ricciardo ha avuto diverse opportunità, ha avuto partite dove magari ha avuto qualche difficoltà e partite dove magari è stato anche un giocatore in più, nel senso che ha un modo di giocare particolarmente
particolare, se vogliamo, nel senso che è uno che gioca molto con la palla nei piedi, è uno che è nel dribbling è molto forte, tante volte dà l'idea di andare più forte della palla e magari le difficoltà possono aumentare, però credo che in quest'ultimo periodo, quando è stato chiamato in causa, ha dato molto il suo contributo. Chiaramente anche da lui ci si aspettava forse qualche gol in più, però tutto sommato in quest'ultimo periodo si sta, fra virgolette, adattando magari a un ruolo che non è prettamente il suo. Faccio l'avvocato difensore, prende almeno ultimamente un sacco di botte. Sì, sì, no, ma infatti è uno che vuol dire, la pagnotta se la guadagna, nel senso che non è uno che si risparmia. Poi dopo, chiaramente, qualcosa da questo tipo di giocatori qui magari ti aspetti sempre... Ecco. Forse anche qualcosa in più di quello che è il normale. Anche perché è un giocatore che ha sempre giocato in C, come Oberland ci insegna. E sì, che... sì, chiaramente. Però sui gol ha sempre fatto avuto, tanti ecco, gol, esatto. Però insomma... Quindi quando si dice la Cile chi ha il gol nel sangue segna in tutte le categorie, al contrario probabilmente. Anche se quest'estate era partito che sembrava uno dei pochi giocatori che... un buon cecchino, nel senso anche nelle amichevoli sì, sì. All'inizio. Poi aveva, subito gol da sì, tre sì, punti ad Avezzano... Esatto. Poi ci sta, dai. Però è un giocatore che anche lui sta contribuendo alla causa. Assolutamente, assolutamente. Tortori, Alessandro, non so, Ricciardo dopo l'espulsione, qual è il preferito, non lo so, da mettere in copertina secondo Fabio Pini? Da mettere in copertina secondo me è da Alessandro. Io, Alessandro è numero uno. Sì, sì, sì. Anche per i numeri che mi ha fatto vedere. Grinta, gol, esatto. Beh. Metterei in copertina. Direi che i numeri della nostra scheda lo testimoniano. Marco. Rimaniamo proprio in attacco e Milena chiede che fine ha fatto Cappellini. Dovremmo domandarlo semmai a Beppe. Andiamo un SMS. Beh, è chiaro che forse lo va a penalizzare un po', perché davanti vi sono, anche nell'ipotetico tridente, giocatori forse con caratteristiche almeno più offensive di lui, e quindi lui... è il quinto, il sesto, il settimo. Ieri tra l'altro si è riscaldato assieme a Tonelli, perché Tonelli è stato in dubbio fino all'ultimo per un indurimento accusato durante la rifinitura del giorno prima, poi Tonelli ha stretto i denti, si vedeva che non era probabilmente al meglio, ma Cappellini era stato preallertato. Ecco. Beh, sai, un organico importante anche con tanti over e quindi insomma determinati cambi. Io se posso dire una cosa su questi giocatori qua, secondo me Cappellini, Tola, Zamagni, tutti quei giocatori che nell'ultimo periodo magari sono meno... Gli ultimi due proprio scomparsi. Sì, scomparsi la domenica, ma la quotidianità che fanno vivere questi ragazzi qua, danno intensità all'allenamento, sono sempre propositivi, sono quelli che secondo me in un gruppo sì, poi fanno la differenza. E io, Zamagni, che è un ragazzo... Sì, no, che... ha detto Zamagni, dico anche, non so, Zammarchi, sì, tutti sì, quei sì. Giocatori che conosco e che so quello che spendono nell'allenamento, sapendo magari anche che la domenica vanno in tribuna o magari c'ho poca possibilità di giocare. A questi, secondo me, va fatto veramente un plauso, perché sono quel valore in più che fanno poi la differenza, perché... E io sono molto convinto della qualità dell'allenamento. Se la qualità dell'allenamento è alta, la domenica magari hai dei benefici. E di conseguenza, secondo me, all'interno di tutto questo gruppo qua vanno anche menzionati questi giocatori, certo. Qua che magari alla domenica soffrono più degli altri. Dicevi di parole sante, assolutamente. Assolutamente. Di Zamagni, che era titolare designato come terzino destro, poi lui, quello che è praticamente stato più penalizzato dal discorso over under in porta, infortuni, dopo e c'è poi, stato un certo, po' di infortuni, però aveva cominciato la stagione oltre al ritiro, le prime partite le aveva fatte molto bene, insomma. No, guarda, io Zamagni l'ho avuto anche come giocatore, è un giocatore che veramente è un piacere allenarlo, perché è sempre sorridente, sempre va sempre a 2000, poi chiaro che nelle scelte, nelle valutazioni, come ha detto Oberdan prima, giochi nel Cesena, il Cesena è fatto da 22-23 giocatori che tutti e molti potrebbero giocare titolari in altre squadre, quindi credo che sia un piacere anche per loro aver fatto parte di questa avventura. Chiaramente, ribadisco, io gli faccio un plauso, perché anche loro magari sono meno conosciuti, ma penso che per l'allenatore, per chi vive
lo spogliatoio siano giocatori importanti. Certo. Allora, prima di parlare qualche minuto del notaresco, dopo l'ultimo break pubblicitario, guardiamo anche quello che può accadere dal punto di vista aritmetico, perché il Cesena, dicevamo, ha giovedì il primo match point sulla racchetta, proprio perché qualora dovessero uscire i due risultati che abbiamo messo in grafica, ovvero vittoria, quindi segno 2 a Teramo tra Notaresco e Cesena e un X2 tra Matelica e Savignanese, il divario in classifica sarebbe di almeno 7 punti e con due partite da giocare, evidentemente, il Cesena potrà già esultare, insomma, festeggiare la promozione matematica e il ritorno tra i professionisti. Sotto sono le partite che mancano, quindi il calendario, Cesena-Castelfidardo è l'ultima in casa e questo ormai lo sappiamo tutti in memoria. Il Matelica chiude con le due molisane. A Campobasso ieri abbiamo visto che oltre alla grandine, insomma, grandinava sul campo, ma grandinava anche i gol. Campobasso irriconoscibile contro l'ultimo in classifica. Poi c'è l'Isernia che all'ultima avrà bisogno di punti salvezza. Al momento come il Real Giulianova, perché il Real Giulianova fino a un mese fa sembrava bello che tranquillo, con l'Infradito in vacanza, bello sereno. Questa è la classifica, il Giulianova ha solo un punto ai play-out, dovrà giocare le prossime due contro Montegiorgio e Notaresco, la speranza che l'ultima non serva, però dovesse servire che il Giulianova sia perlomeno un po' più rilassato a Berlano. Attenzione un po' al campo lì dello stadio di Teramo, che è un sintetico di vecchia generazione, un po' usurato e che può essere pericoloso, però a differenza del Teramo abituato a giocare lì, che si allena, il Notaresco invece viene da un'altra struttura, quindi, ma il campo è insidioso. Assolutamente sì. Una domanda, un'altra, Marco, una considerazione, poi ci fermiamo e andiamo a vedere i due numeri sul Notaresco, perché sono numeri particolari. C'è Marco da Sant'Arcangelo che fa complimenti ad Oberdan per il trascorso in giallo-blu e chiede come stanno Fortunato e De Angelis. Ah, rispondo io, vado, ecco, così sei sì, più aggiornato, vado, sì, di sì, me. Vado. Niente, De Angelis, parlavamo appunto di questo settimana scorsa, c'è questo problema ancora all'adduttore e la sensazione, insomma, che possa come dire, rimanere fuori ancora per un paio di settimane, che possa addirittura aver chiuso la stagione regolare, perché poi ricordiamo che al termine della stagione, qualunque sia il piazzamento del Cesena, ci sarà poi una coda in caso di vittoria alla Pool Scudetto, due partite sicure da giocare, poi un'eventuale semifinale e una finale entrambi in campo neutro. Qualora il Cesena, ovviamente speriamo di no, dovesse invece arrivare secondo, ci sarebbero due partite, una sicura o due di playoff, poi vedremo. Per quel che riguarda invece Fortunato, è rimasto fuori, è andato in tribuna ieri proprio per questo problemino muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Oggi alla ripresa, insomma, è rimasto fuori, ha fatto un lavoro specifico, poi vedremo quali sono le condizioni durante la settimana, che poi è una settimana molto corta. Io invece, prima di andare in pausa, ti sottoporrei una questione. E al di là dopo tireremo naturalmente le somme del nostro sondaggione. Ma io mi chiedo, Ines, che ci ha scritto che la partita se la guarda col pigiamone sul divanone. Alle 15, Ines, il pigiamone. È un partitone. Cioè, e ti dici, vabbè, mi metto lì, popcorn, guarda, poi vado, tiro dritto fino a sera nel relax. Lavoro, ecco, mi piace questa cosa che ognuno può dare la propria interpretazione, diciamo, della vita di Ines. Una domanda di costume e qui... ecco, quindi magari ci lasciamo per questi 30 secondi con questo dilemma. Ines, ma perché il pigiamone alle 15? Comunque, o per Magnani e tenuta Amalia. Concessionaria Opel Fratelli Magnani ti aspetta a Cesena con un'ampia gamma di vetture nuove e con le migliori offerte a chilometro zero e usate. Vi accoglierà uno staff di professionisti che vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra auto, coniugando al meglio le vostre esigenze di sicurezza, comfort e risparmio. L'esperienza trentennale con Opel si arricchisce del servizio di manutenzione, garanzia e rivendita Hyundai. Affidati a noi anche per il noleggio della tua auto. Vieni a provare la tua nuova Opel in via Ravennate 943. Opel Fratelli Magnani, il futuro appartiene a tutti. Tenuta Amalia. Dal 1925, il vino è la nostra storia. I vini della tenuta Amalia sono alla Corte del Vino. L'enoteca della Cantina di Cesena, in via Emilia Ponente 2619. Aperta dal lunedì al sabato.
Bene, eccoci di nuovo insieme, pronti per parlare anche per qualche istante del Notaresco, un Notaresco in evidente calo, ma un Notaresco che all'andata, chiedo a voi, aveva impressionato tutti. Forse la squadra la squadra che al Maruzza ha giocato meglio di tutte, quella che ha messo forse in più in difficoltà il Cesena, con un'identità di gioco, con idee precise e con qualità. Poi dopo, negli episodi, sicuramente Cesena anche lì riuscì con grande capacità, grande orgoglio a rimediare una partita difficile. Però impressionò il Notaresco. Sì, in quel momento era anche probabilmente in un momento più positivo di questo. Nell'ultimo periodo viene da, mi sembra, da tre partite, due sconfitte, un pareggio. Sì, guarda, abbiamo la grafica, Pippo, che la guardiamo sul Notaresco, la guardiamo insieme, perché è curioso come nelle ultime, mi pare, cinque partite, comunque l'abbiamo adesso scritto e arriverà dalla regia, eccolo qua, nelle ultime cinque ha fatto tre punti, ma sono tre pareggi, e soprattutto ha segnato un gol. Il gol segnato è quello che abbiamo visto prima, quindi quel flipper tra i due difensori del Montegiorgio, cioè quello che in pratica il Montegiorgio si è fatto da solo. Quindi senza quello sarebbero state cinque partite senza segnare, il che fa molto, cioè un dato molto curioso, perché il Notaresco all'andata ne ha segnati due. Secondo me ha due attaccanti che sono Minella e Moretti che all'andata fecero molto molto bene. Minella nei numeri mi sembra che come sia un giocatore che la butta dentro. Moretti è un giocatore che all'andata aveva ben impressionato per velocità, qualità, tecnica, e quindi è una squadra che speriamo sia un po' appagata, nel senso che sta lottando per i playoff, che però magari le motivazioni diverse magari speriamo vengano fuori. Sono andato. Parlate voi perché... Scusate, mi ero distratto un attimo perché un amico ha consigliato la nostra pagina di Facebook, ha lasciato una recensione e ha scritto il conduttore Lupo Alberto. Ah, infatti mi ha guffato in pieno perché stavo per mi fa molto ridere, non so se... tu ormai voglio dire... Sì, è il mio soprannome. Il soprannome, realtà, e non so se l'abbia detto perché conosci... perché semplicemente per assonanza. Senti, vuoi che ti faccia il sunto allora? Sì. Vediamo. Allora, diciamo questo, a parte ovviamente che si è lamentato, e va bene, lo sappiamo tutti, giovedì alle 15 non, sarebbe meglio non giocare, però c'è praticamente una metà spaccata che la guarderà, tolti chi purtroppo non potrà, qualcuno si imboscherà al lavoro, c'è scritto tramite il PC, seguirà con Teleromanzi, c'è per chi riesce invece una metà spaccata la seguirà in televisione, chi col pigiamone sul divanone, e moltissimi invece organizzati proprio per andarla a vedere in trasferta. C'è chi ha detto io le ho seguite tutte, chi si è organizzato con gli amici, chi ha già prenotato il pullman, quindi ci sarà una bella presenza di tifosi cesenati sicuramente giovedì. Sarà uno stadio praticamente interamente occupato da tifosi del Cesena, insomma, anche perché... i numeri, stadio capiente, il Notaresco non ha un seguito clamoroso, poi vedremo. Marco, l'ultima qualche curiosità ancora? Sì, una chicca di Ettore che dice: la stagione è svoltata, un raggio di sole risplende su Cesena anche per merito della mia cravatta gialla. E per giovedì ha presentato le ferie appunto per andare in trasferta, a rifiuto del capo, però ha presentato la domanda di licenziamento. Quella. Quindi Luca trova un lavoro perché quindi, insomma, l'ufficio di collocamento qua diventa... Beh, era già capitata questa cosa. Sì, perché è una domanda che avevamo fatto comunque anche prima della materia. Ai tifosi del Cesena vada fatto un grande applauso, perché ieri, no, come ho detto, ero a Pesaro, l'avvenimento sportivo dell'anno per i pesaresi e per i fanesi, stadio sold out a 3.500 persone, Cesena insomma, in Serie D, sempre 10.000 tifosi, quindi insomma, certo. Di cosa parliamo? Io li ho visti molto, molto presi nel calcio 5, nella finale c'era Pesaro coinvolto, devo dire che a Faenza allo stadio forse piacciono più gli sport da palazzetto, pallavolo, basket, ecco, questo genere, può essere, lo dico però di colpa dei pesaresi. Insomma, confrontavo con la realtà di Cesena, a Cesena siamo davvero unici in Italia, rapporto popolazione tifoso, credo e al di là delle serie questo. Non ci sia paragone. Certo, è curioso, scherzi del calendario, che le due partite, se vogliamo, più importanti, no, di questa stagione, ovvero lo scontro diretto del ritorno o anche dell'andata, poi
contro il Matelica e questa, cioè col Notaresco, che al momento potrebbe essere la partita che insomma può consegnare la promozione al Cesena qualora dovesse non vincere il Matelica, si sono giocate tutte e tre e si giocherà l'ultima di pomeriggio feriale. Non proprio fortunatissimi i tifosi, però il girone a 20 purtroppo ha comportato diversi turni infrasettimanali, quello di domani, di giovedì ci sarebbe stato comunque, quello pasquale sì, è però, stato ecco, un po' di giovedì. Diciamo che il tifoso cesenate quest'anno è stato messo alla prova su più fronti, cioè la serie, le infrasettimanali. È un'anticamera di quello che succederà. È un po', ovviamente, come dire, stiamo uscendo dall'inferno. Il prossimo anno in Lega Pro, dove che ci sono gli orari sfalsati dalle 14:30. Tre mesi il sabato, poi sei mesi la domenica, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30. Insomma, vi massacrano lunedì, venerdì. L'aperitivo stravolto, insomma, sì. Allora, vediamo, abbiamo... Prossimo anno è difficile programmare, sì, sicuramente. Sì, 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 sì. È vero. Ma noi ci saremo e saremo pronti. Il famoso spezzatino. Vuoi un po' di vincitori? Sì, vai con i vincitori, via. Ok, allora partiamo dal pronostico, stiamo per lanciare naturalmente... Ah, scusami, non ci siamo detti niente, il pronostico quindi sarà per quale... No, col Notaresco. Con ah, Notaresco. Ok, perfetto. Sì, perché così altrimenti perché non ne abbiamo parlato, perché avevamo presi da lanciare il sondaggio e quant'altro, però giustamente, quindi tra poco lanceremo... L'ultimo. L'ultimo. Siamo già arrivati all'ultimo. Eh sì, perché poi non abbiamo più partite in casa. Quindi... Caspita, è vero. Quindi lanciamo l'ultimo post per farvi vincere i biglietti per andare a vedere il Cesena in casa, quello in cui dovete, come diceva giustamente Luca, lasciare il vostro pronostico, il vostro risultato con i marcatori per il Cesena. Vincitore della scorsa settimana è Davide Casadei, quindi complimenti Davide, hai due biglietti per andare a vedere il Cesena. Per quello che riguarda Instagram, chiedo l'aiuto di Marco perché il nome non me lo sono tirato giù, anche se ho qua in realtà Instagram aperto. Fatemi quindi, vedere che sono curioso. Tanto l'avevi già un po' intuito. No, beh, però ne ho viste no, tante. Ok, ne hai viste tante, però ci teniamo a premiare un amico che è dall'altra parte del mondo, a Tokyo, come dicevi. Quella sì, di Tokyo. Quella bene, di bene. Tokyo vince e ha seguito la tua telecronaca, tra l'altro. Penso. Quindi grazie a Teleromagna, poi sì, abbiamo chi, questo dovrebbe essere Wembley se non ricordo male. Comunque, amici sparsi di tutto il mondo, non abbiamo un nome in realtà perché ha un nickname che non lascio intuire. Ma che se non è Ficcadenti che del veramente? 70... No, non è no. Ficcadenti, dai, scusami. No, non credo. Non credo, comunque presumibilmente è del 75, perché ha il 75 nel nickname. Comunque gli scriveremo, per lui pizza e birra per due ristoranti pizzeria Lugantino. Vi ricordo che da questo istante, anzi già da qualche ora, potete giocare postando le vostre foto, ma per favore non ce le mandate in tutti gli altri metodi, perché oggi tra Instagram, Marco sì. e i nostri social siamo inondati di foto, abbiamo tutto, delle torte con il Cesena tamburi. Sopra, donne che suonano i tamburi allo stadio, insomma abbiamo veramente di tutto, molto belle, le vorremmo postare, quindi utilizzate i vostri profili, mettete l'hashtag Pianeta Bianconero, al di là del fatto che si vince, anche per poter utilizzare le vostre foto e condividerle con tutti gli altri tifosi, quindi vai scatenate l'inferno in maniera positiva ovviamente, come assolutamente, diceva quello. Assolutamente sì. Vi ricordo l'appuntamento dunque per giovedì, canale 14, diretta esclusiva dalle ore 14:50, prepartita di Notaresco Cesena, poi ci saremo ancora lunedì prossimo, sempre qui in diretta dalle 21, il lunedì di Pasquetta, come da tradizione, per parlare proprio di quella partita, di quello che succederà, senza aggiungere altro. Grazie a Filippo Medri, grazie a Alberto Amellini, grazie a voi. E a Fabio Pini, è stato un piacere e in bocca al lupo ovviamente per il proseguimento. Marco, grazie. Ci vediamo. Grazie, buona serata. Alla prossima, buona serata. Noi Laura ci rivediamo. Vi perché lascio. Ovviamente in delle bellissime ecco. mani, oltre che meraviglioso, lo anticipiamo. Ci sarà Federica lunedì, Federica Mosconi, nostra collega, bellissima, bravissima, quindi so di lasciarvi in ottime mani e noi ci rivediamo quindi fra due lunedì. Posso salutare gli ultimi due amici? Mi dai questo permesso? Sì. Perfetto. Ci salutiamo andando a salutare Fanbatterie e Combitras. Grazie a tutti, ciao ciao. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola.
FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Conserviamo la vostra merce come lo fareste voi. Prepariamo le spedizioni della vostra merce come lo fareste voi. Consegniamo la vostra merce al cliente con la cura e la professionalità che ci mettereste voi. Perché Combitras lo fa meglio. Dall'Abruzzo, lo scorso 16 settembre è partita l'avventura in Abruzzo, 7 mesi dopo lo storico debutto di Avezzano, il Cesena si gioca il suo futuro in 2 puntate, perché tra oggi e giovedì probabilmente sapremo tutto. Tanto Valeri cerca il cross, è Tobio Dini! Allora Munari, attenzione perché il Cesena è messo malissimo dietro Stivaletta, uno contro uno con Agliardi, Stivaletta! Lato corto dell'area di rigore, prova lui, uno contro uno con Iarocci, Tonelli, dentro, deviazione, Valeri dentro, poi Noce, incredibile, calcio di rigore! Alessandro contro Patania, è pronto, Alessandro va con il destro, la gonfia, Danilo Alessandro! Munari ancora con il brivido, Munari stavolta se ne va lui, Benassi la posizione regolare, al limite Benassi! Valeri, uno contro uno, stiamo in diretta ovviamente, cerca con il sinistro, con l'esterno, Biondini, dentro, Munari con il destro, poi Tortori, l'uscita, Biondini! Qui il cross, dentro, Biondini! Mette il turbo, si sgancia uno straordinario Emanuele Valeri, vai uno contro uno, ancora Valeri, lanciatissimo, dentro l'area, il cross basso! Tortori, va, Tortori, dentro, attenzione fallo, calcio di punizione dal limite, calcio di rigore! Fischia l'arbitro, Alessandro, va con il destro! Alessandro con il destro, Danilo Alessandro sorpasso Cesena. Piove di tutto, l'arbitro chiama tutti a sé, attenzione perché la partita è sospesa, l'arbitro sospende la partita direi. Il cross dentro l'area, c'è un colpo di testa De Meio, poi sbardella. Uno, due, tre, e gioco, partita, incontro, Vastese 1, Cesena 2, 2 calci di rigore di Danilo Alessandro valgono il +5 in classifica. Thank you.